Mai sono stato fatto oggetto di tal beffa. Gira voce che vuoi vietare tutti i tornei giostre e armeggerie, vero? Francesco Nori mi ha detto che vuoi mettere il coprifuoco. Prendila quanto ne vuoi, senti. È putrido! Voi, Lorenzo, voi solo, aprite uno spiraglio che nessuno sappia. Attento, Lorenzo, a voler per sé tutte le cose, alla fine non resta niente, ricordatelo! Giuliano, che cosa mi tocca sentire dal mio stesso sangue, poi? Prendi pure per il culo, io te l'ho detto. Occorre star cauti, Lorenzo. Cosa vuole? Luigi caro. Sì, prudente e garbato, su a Milano. Lorenzo, farei qualsiasi cosa per te, lo sai. Niente da fare. Il mercante fiorentino ora ci guasta. Imo la vuol per sé e ci contrasta. Ma che ci fai sempre chiuso in quel palazzo? Dai, andiamo a bere. C'ho da raccontarti una novità su una figliola. Pensi che non mi era accorto di come la guardavi, di come lei ti guardava? Io non te l'avrei mai tolta e farti danno. Ma vedi, l'amore viene e va, è un grande inganno. Ma che cazzo dici? Un bel matrimonio! Come il tuo con un Orsini! A Milano le cose le facciamo andare. Bravo! Ricordate, voi siete duca perché io lo voglio. Cercheremo di spiumare il falco, santità. Messer Renato, andiamo a puttane? Li guardo e li vedo estranei. Addio, addio. Voi conoscete Giovan Battista Montesecco? Conosco le sue imprese. La simpatia non è nelle vostre corde. Scherzava. Da quando non vi basta più la mia parola? Per chi mi avete preso? No, scusate. Ma io non li voglio. Giuliano. Quando tu uscirai, da oggi saranno sempre con te. L'arcivescovo mi dice che ti hanno parlato di una cosa che abbiamo per le mani. Che te ne pare? Calmatevi! State tranquilli. Vuole regnare, Sisto. E un socio ha scelto quel Federico, sì, da Montefeltro. Io ho pensato molto e sono giunto ad un piano. Ammazzarli tutti. Siete un bamboccio demente. Ora ascolta bene, perché te lo dico una volta sola. Non potranno sopportare a lungo i suoi bombardamenti. Presto cadranno e sarà una carneficina. Sono un saluto, sono di passaggio e non volevo passare da Firenze senza il piacere di avervi incontrato. Vado ad Imola. E che cosa pensa il conteriario che io dovrei rispondere? Siamo tutti battitori liberi. Un tempo avrei potuto anche lavorare per voi, ma non è andata. Io non divido i miei affari con altri soci. Io non svendo quote di maggioranza. Da me non si passa. Addio. Messer Pazzi, per questa cosa di cambiare Lorenzo, che sia vostro il potere d'ora innanzi, la cosa succederà fra qualche settimana. Non sono interessato alla faccenda. So chi c'è dietro a questo marchingegno, mio nipote, e tutti gli altri insieme a lui. Sento nel cielo come 100 occhi di corvi che volteggiano nell'aria. È chiaro che non si vuole arrendere, perché a Lorenzo dalla sua parte lo sappiamo. Se voi non siete all'altezza, non sono io a deciderlo, ma nel caso sua santità. Certo, se in questa emergenza di voi non si serve... Cosa ci trattiene ancora dall'agire? Gli astri! Aspettiamo Montefeltro e la cosa si farà. Certo, come credete, santità? Contro di voi potrebbero assaltare. Mi credo sia saggio far quadrato. Convoco una seduta di sicurezza? Basta. Siamo tutti coinvolti. E quindi? E quindi andremo là noi. A Firenze? Sì, adesso basta, hanno rotto il cazzo. E ci vuole una bella pallottola in testa a questi figli di puttana. Lo sai che per questioni di furbizia, golpe e trione vanno usati bene. Questo è quel caso. Come uno solo? Che cazzo vuol dire uno solo? Due dovevano essere, due. Mi ero anche raccomandato. Dove cazzo è l'altro? Giuliano, chi mi risponde? Ci conviene scappare, tagliarci via i coglioni da soli.
se non ci impiccano prima. Scappare? Ma che cos'è? Eh? Siete diventati tutti delle femminucce? Scegli un qualsiasi altro posto e io farò quello che so fare. Montesecco. Montesecco, vaffanculo! Dov'è Riario, Keston? Riario arriva, arriverà. C'è sua santità. E Montefeltro, perché non si fa vivo? Adesso basta! Ti abbiamo pagato. Sarà mio pregio invitarvi al mio palazzo per i festeggiamenti. A festeggiare. Va bene. Dopo la cerimonia in cattedrale ci prendiamo 10 minuti solo per noi. Mi raccomando, non scappare, non scappare. Certo, come no. E bravo Giuliano, in culo al protocollo! Così mi piaci, così mi piaci. Cazzo ci frega a noi dei loro giochi, eh? Qua la mano, fratello, qua la mano. Vieni amico qua. Mio. Vieni qua, ti starò accanto. Io non ti lascio più. Fate questo in memoria di me. Giuliano! 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 Giuliano, fratello mio, che t'hanno fatto? Che t'hanno fatto? Tu che eri così dolce, bello, buono, come un cane sperso t'hanno ammazzato. Un cane sperso. Io ti giuro che chi qui si è macchiato di questo tuo assassinio, che chi ti ha trafitto in questo luogo santo, può cominciare a correre. Gli do tempo fino a 10. E 10! Adesso morte. Via. Sotto a chi tocca. Full of grace, the world is out of order. It's been 3 years since I've seen his face. Bless us, sons and daughters. Hail Mary. Full of grace, the world is out of order. It's been 3 years since I've seen his face. Bless us, sons and daughters. Hail Mary, full of grace, the world is out of order. It's been 3 years since I've seen his face. Bless us, sons and daughters. Bless us, sons and daughters.